Veronica, allora, una giornata lunghissima per te, tre regate, com'è andata? Com'è stata essere alle prese con le alghe australiane? Hai detto bene, tutte e tre, anzi, nella prima diciamo non ho prese così tante. Nella prima però comunque ho sbagliato la partenza come del resto gli altri giorni, quindi ancora devo diciamo, riuscire a partire con queste grandi. Le altre due regate era aumentato un po' il vento, specialmente nell'ultima che c'era più vento, abbiamo fatto tutta planante, tre giri tutti plananti. 15 nodi almeno, di più? Sì, c'erano. Stavo messa abbastanza bene, poi nell'ultimo giro mi sono fermata credo 5 volte strambando retromarcia perché era pieno d'alghe, sono passate altre 4 ragazze proprio qui all'ultimo slalom perché praticamente era pieno, proprio sono cespugli che non ti permettono proprio di planare. Ed è difficile vedere in anticipo, cioè, o comunque il mare è pieno A completamente. parte che è pieno e poi comunque provi un po' a vedere dove sono, però alla fine se fai regata pure pensare a dove sono le alghe è un po'. Certo, è complicato. Come sta andando questa esperienza? Sei contenta di quello che sta succedendo fino adesso? A parte un po' questi piazzamenti, comunque mi dispiace che non riesco diciamo a trovare, non lo so, in partenza trovo tanta difficoltà comunque perché di passo comunque non è che sono Più lenta. troppo lenta comunque, a parte quando è proprio planante con vento forte, con vento medio diciamo ci sto abbastanza, però comunque è un'esperienza che a me serve per crescere, quindi va bene Mi tutto. sembri molto saggia e razionale. Domani avete giorno di riposo, voi o no? Domani Nina, sì, in ecco. teoria è giorno di riposo, A meno che non visto vogliano che ho. recuperare, visto che siamo ancora una regata indietro rispetto al programma, giusto? Non lo so, Sì. oggi se erano tre prove oggi, domani è una riposo, quindi. Bene, allora buon divertimento, buon riposo e ci vediamo dopo la prossima, Grazie. grazie.